rimasti a Nicola che voleva sapere della allora, cicatrice, sì, perché nel chino l'avesse seguito, a un certo punto tu vieni tra virgolette sfregiato, cioè una cicatrice sul volto, e adesso te la porti dietro per tutta la serie. Siamo con Salvatore Esposito alias Jenny Savastano, Ivana Lotito alias Azzurra Avitabile. Esatto, in Savastano. E stiamo parlando di Gomorra. In Savastano, bravo. Jenny ha una cicatrice, quella è i tempi dell'Honduras? No, praticamente dopo il finale della prima stagione, quando Ciro sparò Jenny, un proiettile lo colpì sul viso, per estrarre questo proiettile, chiaro, gli hanno lasciato questo bel segno. La tolgono e te la mettono tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Anche più volte al giorno. È lunga? No, non è lunghissima. Il nostro truccatore Giulio Pezzo è bravo. È mai successo che avete fatto una scena e ve la siete dimenticati? No, non è possibile. Può succedere. Sì, può succedere, ma Jenny c'ha due cose, il tatuaggio e la cicatrice, quindi si dimentichi quello. Senti, una cosa molto divertente, molto anche curata della serie, è lo styling. Sì. Diviso in due categorie. Da una parte quello che piace di più a me è l'interior design, mettiamola così. Mi piacciono molto gli arredi di queste case, no? Che traboccano di kitsch e di opulenza. A volte traboccano, che immagino sia la parte che ti piace di più. Altre volte, quando la camorra fa delle capatine nell'alta finanza, è ben raccontato certo. Quindi minimal, però la parte più divertente invece è quella che riguarda l'abbigliamento. Sì. Come ti trovi, Azzurra, nei panni di Azzurra proprio? Ma lei è una che si distingue, cioè il bisogno di sentirsi in qualche modo superiore, di avere il controllo, questa esigenza di benessere assoluto, è un'esigenza che lei veste, quindi veste con questi pantaloni di pelle attillati, è sempre ingioiellata, è sempre perfettamente truccata in maniera anche piuttosto sobria, però è una contemporanea, cioè comunque una che si distingue dallo squallore, diciamo, della periferia. Adesso che ci penso, che ti guardo e che ti sento raccontare, Azzurra per Jenny è un po' la trasposizione della mamma che ha perso. Certo, può essere Donna Imma. Sì, assolutamente, anche perché diciamo che Jenny ha perso le figure di riferimento anche per volontà sua, proprio per cercare un'indipendenza, e ha trovato in Azzurra, e troverà in questa quarta stagione, quasi un braccio destro, sia per le questioni politico-economiche che per le altre questioni, diciamo così. Per quanto riguarda il gusto, comunque è un'impronta anche quella, perché in queste case noi, ci è capitato spesso di girarle, troviamo questa ostentazione, diciamo così, con cose nella loro particolarità ricercate comunque, e anche nell'abbigliamento stesso. Comunque le nostre costumiste nelle varie stagioni hanno notato che spesso, anche se tu vedi uno di questi personaggi con una tuta, in realtà è una tuta per esempio che costa 2-3 mila euro, certo. È comunque un abbigliamento che nella loro assoluta nell'assoluto contrasto con la normalità, comunque è un abbigliamento faccio ricercato. Faccio una battuta, nella moda contemporanea, quella che piace molto a questo tipo di personaggi, però va molto, diciamo, l'asciutto. Sì. Come fanno con te? Con me fanno la pasta asciutta. Esatto. Senti, si vuole bene a Jenny Savastano? Cioè, uno che guarda la serie gli vuole bene? Musica tensiva. Sì. Sì. Bene credo sia una parola grossa. Ma è che qua è un po' il punto di Gomorra, che non c'è mai un eroe. Cioè, riesci a scoprire un lato umano comunque. Ma quello sì, e credo questa sia la particolarità della serie, nel senso che comunque ti mostra delle persone che sono degli esseri malvagi, oscuri, ma che per esempio in questa quarta stagione ti farà entrerà in empatia con Jenny per quanto riguarda il rapporto con suo figlio, quindi perché determinate dinamiche di queste persone sono dinamiche umane, anche se poi fuori dalla porta di casa commettono degli atti orribili. Matteo? Ho un messaggio, rispondiamo a uno per rispondere a 100 persone. Vai. Comunque volevo dirvi che io guarderei anche Gomorra, però non capisco una mazza, cioè chi abita in Veneto lo guarda. Ok, io sono Nicola Savino del Pugliese, del Calabrese, però i sottotitoli ogni tanto. Beh, io voglio raccontare una cosa simpatica che mi è accaduta. Eravamo durante la
la seconda stagione abbiamo girato a Trieste e ho beccato un ragazzo triestino doc che piangeva quando mi ha visto. L'ho portato al bar, ci siamo presi un caffè e mi ha raccontato che lui Gomorra lo guarda senza sottotitoli e capisce tutto. Stacco dopo due giorni, vado a Palermo per un evento, certo, vedo un ragazzo siciliano che dice minchia non capisco nulla quando parlate. Quindi è una questione anche di attitudine. Sì, sì, ma poi sì, è vero che il vostro napoletano è un napoletano un po' ammorbidito? Dipende, non sempre. Non a sei, volte sì, quando per esempio ci si rapporta, Jenny stesso si rapporta a un imprenditore, un politico, cerca di parlare un napoletano meno stretto. Però a volte con Ciro, per esempio, accadeva con Don Pietro, Don Naim, il napoletano era bello. Però i napoletani si fanno comprendere. Cioè, adesso ci sarà Gianni Savastano che a Londra continuerà a parlare in napoletano perché è convinto che comunque la sua lingua sia universale. Che però in tutto questo tu sei pugliese invece. Sì, io non sono napoletana. Però riesci un po' a spacciarti. Bravissima, lei, bravissima. Sì, no, io mi sento un po' adottata, diciamo, da Napoli e quindi sto cercando di tutto per napoletanizzarmi, pur rimanendo fedele ovviamente alla mia terra. Un po' una Renzo Arbore donna, diciamo, Renzo Arbore, esatto. Foggiano. Quali sono i personaggi, diciamo, esatto, che sopravvivono? C'è il principe ancora? No. Ci ha lasciato la seconda stagione. Ci ha lasciato, stagione. Sì. Ho perso il conto io. Prima di dire chi è rimasto. Chi è rimasto? Nella quarta stagione c'è Jenny, Azzurra, Patrizia, Enzo Sangue Blu, Valerio. Ah no, Sangue Blu. Sangue Blu, principe era un altro. Valerio e poi basta. Valerio è quello un po' borghese. Sì, diciamo. Sì. Poi ci sarà una nuova famiglia, l'ingresso di una nuova famiglia quest'anno. E tanti scooter. Tanti scooter, tante macchine e tanti aerei. Anche aerei. A Londra dove avete girato? Abbiamo girato nel cuore, nella Cities, infatti è stato bello ogni volta che andiamo all'estero, anche perché ci accorgiamo comunque che questa serie ha un riscontro internazionale pazzesco. Anche lì. Il nostro primo giorno di riprese c'erano più di 200 persone sul set. Sì. E poi un giorno è venuto a trovarci anche Ricky Gervais sul set, lui è un grande fan della serie. Sì. E è stato con noi sul set. Ho visto le foto con quella anche di Grey's Anatomy. Ah, Ellen Pompeo, sì. Che ci facevi? L'ho incontrata quando sono stato a Los Angeles a gennaio. Prima di salutarci, 30 secondi sul Napoli Calcio? Io il campionato ormai, credo ci sia un Juventino presente, però lo lasciamo perdere. Sì. No, il campionato ormai vincere, se sì, lo lasciamo vincere. Sì, sì, lo lasciamo vincere. Perché se non lo facciamo noi lo fanno gli altri. Quindi, esatto. Io conto che mister Ancelotti in Europa ci dia delle soddisfazioni. Beh, non diciamo. Cosa che ha detto ADL, cioè che vuole Ancelotti come magari. Cioè team manager, cioè a vita praticamente. Che bello. Ma magari. Poi non so se la mantiene, però intanto l'intenzione. No, ma credo che per esempio nel rapporto con tutti gli altri allenatori credo che la volontà di separarsi non sia nata sempre da lui, forse per delle promesse non mantenute, certo. Però Ancelotti credo che veramente, io sfido chiunque a trovare uno meglio di lui al momento. Sta dicendo Sarri se n'è andato lui, ecco questo. Ma credo di sì, perché ci sono stati dei disaccordi su qualcosa. Da domani sera, ma noi calcio. Da domani sera su Sky Gomorra 4, il grandissimo ritorno, yes. Finalmente. Grazie Ivana e grazie a tutti. Grazie. A domani, grazie. Ciao.